Mai usato denaro pubblico a scopi privati, lo ha detto il sindaco dimissionario di Roma, Ignazio Marino, in una conferenza stampa nella quale definisce vergognosi e in malafede gli esposti di 5 Stelle e di Fratelli d'Italia contro di lui. Al via, intanto, è cominciato anche il primo processo legato alle inchieste di Mafia Capitale. Tra gli imputati anche l'ex direttore generale dell'AMA, che è accusato di corruzione. Presenti in aula l'assessore alla legalità, Sabella. Sono 6 milioni e mezzo i pensionati che vivono con meno di 1000 euro al mese, praticamente uno su due. Lo rivelano i dati del bilancio sociale dell'INPS per il 2014, che fotografa anche la situazione della pubblica amministrazione. Grazie alle riforme i dipendenti statali sono scesi sotto la soglia di 3 milioni. Il loro numero si è ridotto rispetto al 2011 di quasi 300.000 unità. Il governatore della Banca d'Italia Visco sarebbe indagato dalla Procura di Spoleto per il commissariamento della Banca Popolare di Spoleto, appunto, e la sua cessione ad un altro istituto. Non siamo a conoscenza di alcuna iniziativa dell'autorità giudiziaria, la smentita di Palazzo Cocca, la notizia pubblicata questa mattina dal Fatto Quotidiano. Fonti investigative però confermano e parlano di un atto dovuto. Visita a sorpresa del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon in Israele per incontrare il premier Netanyahu e il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen. In un crescendo di tensione le autorità antiterrorismo israeliane hanno arrestato all'alba Hassan Youssef, lo sceicco, considerato il leader politico e spirituale di Hamas in Giordania, accusato di incitazione al terrorismo. Stasera a Leverkusen in Germania la Roma cerca conferme in Champions League dopo le prove convincenti in campionato. Contro il Bayern serve un risultato positivo per inseguire la qualificazione agli ottavi. E domani ancora un incontro e un confronto italo-tedesco per la Juventus, c'è il Borussia Mönchengladbach. Buongiorno, bentrovati. Dunque oggi è il D-Day per i processi di Mafia Capitale, perché si comincia il famigerato mondo di mezzo di cui tanto abbiamo parlato e scritto negli ultimi mesi. Oggi è alla sbarra. Si comincia con un processo, per la verità, forse minore, perché alla sbarra è l'ex direttore generale dell'AMA, che è l'azienda, per chi non è di Roma, giusto sottolinearlo, che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nella capitale, accusato di aver dato soldi appunto all'organizzazione mafiosa a cui capo c'era Carminati. Oggi in aula a questo processo doveva inizialmente essere presente anche il sindaco di Roma Marino, perché il comune, come è noto, si è costituito parte civile. Marino invece non si è presentato, c'era un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, perché era impegnato alle 12.30 in un'altra conferenza stampa su un altro argomento che riguarda sempre Roma, ma che è di tutt'altra storia, di tutt'altro avviso, che è la questione degli scontrini. Ieri il sindaco Marino è stato sentito per 4 ore in procura come persona informata dei fatti, lo ha ribadito, non come indagato, in maniera molto chiara questa mattina il sindaco, e ha dato la sua versione appunto su quanto accaduto e soprattutto sugli esposti che sono stati avanzati nei suoi confronti, che poi, come sapete, lo hanno portato alle dimissioni. Ha usato parole davvero durissime, sentite. Non bastano al sindaco dimissionario di Roma le dichiarazioni spontanee fornite ieri per 4 ore fino a sera ai magistrati di Roma, seguite dal comunicato col quale racconta cosa ha detto ai PM e alla finanza. Marino salta il previsto appuntamento a Piazzale Clodio, dove vanno a giudizio i primi 5 imputati di Mafia Capitale e dove il comune di Roma è parte civile. Convoca i giornalisti in protomoteca. 2 parole di commento sugli esposti del Movimento 5 Stelle e dei fratelli AN Fratelli d'Italia. Sono esposti che io non esito a definire vergognosi. Sono scritti o da persone in malafede o da persone ignoranti. Voglio anche dire con molta chiarezza che non ho mai utilizzato denaro pubblico a scopo privato, semmai il contrario. Alla fine l'ovvia domanda sulle dimissioni, suspense, il sindaco non le conferma. Quando scrissi alcuni giorni fa, come prevede la legge, una lettera alla presidente Valeria Baglio dell'Assemblea Capitolina, scrissi quello che le rispondo anche adesso, che così come prevede la legge
firmavo la mia lettera di dimissioni prendendomi i 20 giorni che la legge prevede per fare le opportune riflessioni e verifiche. Al primo piano del Palazzo A della città giudiziaria, Aula GUP 10, anticipazione del processo di Mafia Capitale, che parte il 5 novembre. La figura principale è quella dell'ex direttore generale AMA, Giovanni Fiscon, accusato di corruzione. Per la procura avrebbe agevolato il sodalizio criminale, era al servizio di Buzzi. Il suo avvocato, Salvatore Sciullo, ha fatto richiesta di rito abbreviato, subordinandola alle audizioni di 20 testimoni, fra cui ex dirigenti AMA e l'ex sindaco Alemanno. Ma il giudice l'ha respinta. Fiscon andrà in aula con tutti gli altri di Mafia Capitale. Lo scopo della costituzione di parte civile è quello di ottenere ovviamente il risarcimento dei danni morali, materiali e anche funzionali. Soprattutto funzionali è quello che mi preme di più, perché sono le funzioni statutarie che Roma Capitale ha nei confronti dei propri cittadini. E quindi questo è uno scopo che noi vogliamo perseguire, è un obiettivo che dobbiamo raggiungere. Dunque vedremo se dopo le dichiarazioni di Marino ci saranno delle conseguenze anche politiche. A quanto dichiarato, Marino sta continuando a parlare, ha dichiarato appunto che verificherà in Campidoglio se esiste ancora una maggioranza, come sapete, come è noto e come lui stesso peraltro ha ribadito nel primo messaggio ai cittadini a 20 giorni di tempo dall'inizio del suo proclama delle dimissioni per eventualmente ripensarci. Nel mondo politico sicuramente si discuterà oggi della questione Marino, si discute anche ancora molto della questione della legge finanziaria e anche legata alla legge finanziaria la questione delle pensioni. Sono in molti ad aver contestato appunto la presenza o meno di una riforma più incisiva rispetto alla legge finanziaria in merito appunto alle pensioni. Lo stesso presidente dell'INPS Boeri lo ha detto mi aspettavo una riforma più completa sulle pensioni all'interno della legge di stabilità, appunto l'ex finanziaria. E proprio oggi l'istituto di Boeri, l'INPS, ha comunicato dei dati sulle pensioni che lasciano davvero senza parole, perché sono dei dati impressionanti. Pensate che la metà dei pensionati italiani ha un reddito inferiore ai 1.000 euro e più o meno 2 milioni di questi hanno un reddito che è inferiore ai 500 euro al mese. Esisteva un tempo, rappresentata da un libro poi diventato film culto, la famosa generazione 1.000 euro. Giovani intorno ai 30 anni, precari, che sia chiaro, quei 1.000 euro li hanno visti poi anche ridursi. Adesso però esiste una categoria di basso reddito altrettanto definita, una nuova generazione sotto 1.000 euro, di vecchi più che giovani. Praticamente, secondo l'INPS, un pensionato su 2-6 milioni e mezzo di persone vivono con cifre inferiori al reddito tondo e simbolico dei 1.000. È l'Italia di oggi, mediamente anziana, mediamente modesta, mediamente arrancante, Italia dove, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di quella privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria, spiega il Censis. Italia che però ora ha prospettive, si dice, e i dati offerti dal bilancio sociale dell'INPS sono occasione per parlarne, per parlare di una riforma che sarebbe stata utile e invece forse sarà solo un'occasione persa. Sarebbe stato importante con la manovra fare l'ultima riforma delle pensioni, dice il presidente dell'Istituto di Previdenza, Tito Boeri, sottolineando che nella legge di stabilità ci sono stati solo interventi selettivi e parziali che creano asimmetrie di trattamento e presumibilmente, in assenza di correttivi, daranno spinta a ulteriori misure parziali che sono tra l'altro molto costose. Quella di Boeri, chiamato sulla poltrona dell'INPS da Renzi per riformare e modificare un noto sistema molto complesso, è una critica abbastanza severa e tecnica quanto basta. La manovra è buona e socialmente qualificata, sottolinea il ministro del lavoro Giuliano Poletti, affermando che non ci sono ragioni significative di polemica, intendendo la polemica come varia reazione alle misure, compresa quella in verità lungimirante arrivata ieri tramite velina da Bruxelles. Le parole di Boeri sono però severe. Quella il bilancio sociale INPS dice comunque anche altro, che le riforme sulla pubblica amministrazione sono riuscite, il famoso blocco del turnover, nel senso che il numero degli statali si è ridotto. Quelli a tempo indeterminato nel 2014 sono scesi sotto quota 3 milioni, 90.000 in meno rispetto al 2013, 300.000 dal 2011. Scende anche il disavanzo dell'istituto di quasi 2 miliardi, si attesta perciò a circa 7 miliardi. Una voragine nei conti un po' più piccola, ma sempre voragine resta.
In realtà l'opinione che ha soprattutto la minoranza del Partito Democratico su questa nuova legge di stabilità non è così positiva. Abbiamo sentito critiche molto pesanti da parte di Bersani, di Cuperlo. Bersani addirittura ha parlato di una legge incostituzionale perché non ci sarebbe quella progressione. Insomma, chi ha più soldi pagherebbe meno tasse. In realtà, proprio a causa di queste critiche, il Presidente del Consiglio Renzi ha fatto capire che potrebbe esserci la possibilità di mettere il voto di fiducia su questa legge. In quel caso, naturalmente, la minoranza del PD sarebbe costretta, quasi tra virgolette, a un voto positivo. Sicuramente non si farebbe cadere il governo Renzi sulla nuova finanziaria. L'alternativa non può essere: o esci dal PD o mi fai l'applauso anche quando faccio qualcosa che non va bene. Ma se il governo metterà la fiducia sulla legge di stabilità, non penso ci siano le condizioni per far mancare la fiducia. Così in mattinata l'ex capogruppo alla Camera, il Dem Roberto Speranza, in un momento in cui la minoranza interna è di nuovo ai ferri corti con il segretario Premier, oggetto del contendere stavolta la manovra economica, che proprio oggi dovrebbe arrivare al Quirinale per poi passare domani in commissione al Senato. Una manovra buona, ribadisce il ministro del lavoro Poletti, non ci sono ragioni di polemica. Ma l'attacco di Bersani è diretto, questa legge di stabilità è un prodotto di destra, con Renzi che replica altrettanto duramente. C'è ormai un PD che, come direbbe Totò, si oppone a prescindere. Tra un po' mi aspetto una dura opposizione sul colore delle mie cravatte. Ai bersagnani che stanno preparando gli emendamenti in particolare, non va in giù quell'innalzamento del tetto del contante a 3.000 euro e l'abolizione della tassa sulla prima casa per tutti. Il segretario Premier però incalza: c'è chi passa il tempo a lamentarsi, ce ne faremo una ragione, il dialogo sul merito c'è sempre stato e non mancherà anche questa volta, assicurato ieri nel suo colloquio con il capo dello Stato Mattarella. Ma non si esclude che anche sulla legge di stabilità il governo metterà la fiducia, un'ipotesi che dunque vede i Dem dividersi tra quelli che garantiscono che in quel caso non faranno mancare il loro voto e quelli che alzano di più il tiro. Tra gli irriducibili Bersagnano da Torre, che non esclude la fuoriuscita dal PD per affiancarsi a Fassina e Civati. In queste ore, oltre alla legge di stabilità, tra la fronda degli irriducibili starebbe circolando un documento di riflessione sull'identità del partito, su cui i Dem discuteranno in serata. Un pericolo scissione che dunque torna ad aleggiare alla luce dei toni sferzanti di Bersani, ma c'è chi, come Cuperlo, invoca una maggiore ragionevolezza: dobbiamo contrastare Renzi sui contenuti senza farne una crociata ideologica. Se dunque Renzi non ha dubbi che la legge di stabilità passerà anche nell'ipotesi di un voto di fiducia, cresce l'agitazione all'interno della maggioranza PD proprio per il contributo che a questo risultato potrebbe arrivare dai verdignani. Un allarme lanciato da Graziano Del Rio, che parla chiaro: se Verdini vuole entrare nel governo, allora bisogna aprire una discussione, perché questo cambierebbe la fisionomia della coalizione di governo. Dalle opposizioni infine una stoccata arriva dal leader della Lega Salvini: l'Europa è una buffonata, con Renzi fa passare tutto, compresi 30 miliardi di nuovo debito, mentre quando eravamo al governo noi rompevano le scatole su punti e virgole. Sempre toni accesi a parte di Salvini, ma sul mondo politico più in generale oggi è piovuta una notizia rilanciata dal Fatto Quotidiano questa mattina, cioè che il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sarebbe indagato dalla Procura di Spoleto. Per seguire questa vicenda, che è piuttosto intricata, bisogna risalire al 2012, quando cioè la Banca di Spoleto fu commissariata e poi venduta al Banco Desio. Durante questi passaggi ci fu una diminuzione del valore di alcuni dei titoli dei soci della cooperativa, è stato presentato alla procura un esposto e dunque Visco è stato iscritto nel registro degli indagati per truffa. Questo naturalmente è stato detto è un atto dovuto, ma sentite meglio i dettagli nel servizio. Dalla Banca d'Italia smentiscono di essere a conoscenza di iniziative da parte dell'autorità giudiziaria. Fonti investigative, invece, ascoltate dall'Agenzia Italia, confermano, parlando di atto dovuto a seguito di un esposto. Dunque, e il condizionale rimane d'obbligo, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, come riportato oggi dal Fatto Quotidiano, sarebbe indagato dalla Procura di Spoleto, che sul tema mantiene il più assoluto riserbo. Ipotesi di reato, corruzione, truffa e abuso d'ufficio. Tutto nasce dal commissariamento deciso da Banca Italia in seguito ad un'ispezione
un'azione avviata nel 2012 della Banca Popolare di Spoleto e della Cooperativa Spoleto Credito e Servizi, i cui 21.000 soci controllavano il 51% dell'istituto di credito. A questo punto si arriva allo scorso anno, al 2014, quando i commissari, spiega il fatto, decidono di vendere BPS al Banco di Desio e della Brianza, ignorando peraltro, secondo i vecchi soci, un'offerta migliore. Un'operazione in conseguenza della quale la Spoleto Credito e Servizi dal vecchio 51% scende al 10%, con conseguente grave danno economico per i soci della cooperativa. Il vero colpo di scena però arriva lo scorso febbraio, quando il Consiglio di Stato, in seguito al ricorso presentato da 3 ex consiglieri di amministrazione della Banca Popolare di Spoleto, decide che lo scioglimento del CDA e il conseguente commissariamento dell'istituto furono illegittimi. Pochi giorni dopo fa la stessa cosa per quanto riguarda quello della Spoleto Credito e Servizi. Da questa decisione naturalmente prendono le mosse i ricorsi promossi dai soci della Coop per l'annullamento degli atti dei commissari, compresa ovviamente la vendita di BPS al Banco Desio. L'intera vicenda, attraverso alcuni esposti, sarebbe finita anche sul tavolo della Procura, e proprio da uno di quegli esposti nascerebbero gli approfondimenti sul commissariamento e sulla vendita stessa e l'iscrizione nel registro degli indagati di Ignazio Visco e di altre 7 persone, ovvero i commissari nominati da Banca Italia, i componenti del comitato di sorveglianza e l'attuale presidente di BPS e vicepresidente del Banco Desio, Stefano Lado. Secondo quanto appreso dall'AGI, inoltre, la Procura di Spoleto non avrebbe delegato alcun atto di indagine alla Guardia di Finanza. E c'è una precisazione in merito appunto all'iscrizione al registro indagati di Ignazio Visco, lo ribadisco, mi scuso per l'errore di prima, che sarebbe confermata dagli atti della Procura di Spoleto, da un certificato di comunicazione di iscrizione al registro di una parte offesa, di cui l'agenzia ANSA è riuscita ad avere una copia. Emergerebbe che non solo Visco è indagato, ma è indagato dal 28 gennaio 2015 per concorso in corruzione, abuso d'ufficio, truffa e infedeltà a seguito d'azione o promessa di utilità, dunque un'iscrizione che risale davvero a molti mesi fa. Adesso ci occupiamo del maltempo, se ne parla poco, ma in realtà c'è una zona d'Italia, la zona del Sannio, in particolare del Beneventano, che sta combattendo da giorni contro un'ondata di maltempo terribile, proprio a causa dell'esondazione dei torrenti locali. Moltissime, centinaia di famiglie sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Sentiamo il punto. In tutto il Sannio la paura non è ancora passata, è ancora massima allerta. Molti comuni sono senza luce e senza gas. L'emergenza a maltempo continua dopo il nubifragio di 5 giorni fa. Pioggia incessante per tutta la notte e ancora piove in queste ore. La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino che conferma la criticità della situazione. Restate ai piani alti e non uscite di casa, meglio limitare gli spostamenti. È stato l'appello del sindaco di Benevento Fausto Pepe agli abitanti delle zone più colpite, in particolare i quartieri Ponticelli e la zona industriale di Ponte Valentino, dove le fabbriche sono andate completamente distrutte. Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per far defluire l'acqua dalle zone rosse nuovamente inondate. Il fiume Calore è di nuovo esondato in più punti a Benevento, causando allagamenti e danni. Problemi anche nella provincia per la piena dei fiumi Tammaro e Fortore. A Paupisi, situazione di forte emergenza. Il sindaco Antonio Coletta, dopo le 100 ordinanze di sgombero già eseguite, da questa mattina ha fatto evacuare altre famiglie nelle frazioni di Pagani e San Pietro. Cioè, ciò che è accaduto è veramente indescrivibile. Sembrava veramente l'apocalisse. Una frana ha interessato alcune abitazioni, una delle quali è stata trascinata per diversi metri, isolate molte strade di collegamento dell'area sannita. A Morcone è crollato il ponte su una strada della statale, frane e smottamenti anche sulla statale Telesina, chiusi i sottopassi. Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che ieri ha presieduto una riunione operativa in prefettura, ha annunciato l'arrivo di un centinaio di uomini in più per far fronte alla situazione. Dal governo è partita la richiesta di stato di emergenza nazionale. Intanto la Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un'inchiesta per far luce sul disastro che ha provocato 2 morti e danni per svariati milioni di euro. Il reato ipotizzato contro ignoti è di inondazione colposa. Veniamo a notizie dall'estero. Sicuramente ancora in primissimo piano la questione in Medio Oriente, tanto che il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha deciso di fare una visita a sorpresa, prima a Gerusalemme e poi a Ramallah, per incontrare il leader israeliano Netanyahu e poi Abu Mazen.
Arriverà in giornata a Tel Aviv il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, una visita a sorpresa decisa dopo che gli appelli per fermare le continue violenze che da settimane stanno insanguinando il Medio Oriente sono rimasti inascoltati, come la proposta avanzata dalla Francia e subito bocciata da Israele e Stati Uniti di schierare una forza multinazionale sulla spianata delle moschee, il luogo sacro per la religione sia islamica che ebraica, dal quale il 1 ottobre è scoppiata la terza intifada. Ban Ki-moon incontrerà oggi il premier Netanyahu in partenza per la Germania, dove domani vedrà sia la cancelliera tedesca Angela Merkel che il segretario di Stato americano John Kerry. Il capo dell'ONU domani si sposterà invece a Ramallah per essere ricevuto dal presidente palestinese Abu Mazen. È previsto invece per venerdì o sabato prossimi ad Amman, in Giordania, il faccia a faccia tra Abu Mazen ed il capo della politica estera statunitense. La diplomazia internazionale dunque in queste ore sta concentrando i suoi sforzi in Medio Oriente, dove la tensione continua a restare alta. Ieri il premier israeliano ha revocato l'ordine dato il giorno prima di posizionare a Gerusalemme Est una barriera di separazione tra il quartiere ebraico di Harmon HaNatziv e quello arabo di Jabel Mukaber. Intanto, dopo che ieri i vertici di Hamas avevano lanciato un appello alla lotta armata per colpire obiettivi israeliani, l'esercito ha arrestato all'alba di oggi a Betunia, a sud-ovest di Ramallah, Hassan Youssef, considerato il leader del movimento in Cisgiordania. Contro di lui ci sono le accuse di aver incitato al terrorismo e di aver incoraggiato ed elogiato attacchi contro gli israeliani. Dopo la tregua apparente di ieri, quando non si sono registrati attacchi, oggi durante gli scontri con le forze di sicurezza un palestinese si sarebbe lanciato con un coltello contro i soldati, colpendone uno prima di essere ucciso dalle forze di sicurezza, facendo salire così a 44 il numero dei palestinesi uccisi e da 8 quello delle vittime israeliane dall'inizio dell'intifada. Questa terza intifada naturalmente non può non avere conseguenze diplomatiche anche in tutta l'area che è già di per sé drammaticamente vittima di guerre e di conflitti. Primo fra tutti quello che riguarda la Siria e l'Iraq, paesi dai quali, come sapete, provengono gran parte dei migranti che tentano di entrare in Europa e in particolare nel nostro paese, nonché quelli che provengono dalla Libia. Sapete che l'Unione Europea ha deciso una politica di ricollocamento di questi migranti proprio per evitare che premano soltanto sui paesi di prima accoglienza. Bene, poco fa si è saputo da Bruxelles una notizia che sicuramente avrà conseguenze, che è molto inquietante, perché questo sistema di ricollocamenti rischia di incepparsi, di non funzionare, perché sono soltanto 6 paesi dell'Unione Europea che hanno offerto disponibilità per accogliere appunto i migranti provenienti soprattutto da Italia e Grecia. Sono appunto i 6 che hanno dato questa disponibilità e sono in particolare Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Spagna e Svezia. Soltanto per ricollocare i 40.000 che dall'Italia in 2 anni, secondo quanto previsto appunto dall'Unione Europea, servono oltre 1.500 posti al mese. Attualmente siamo davvero lontani da queste cifre, dunque vedremo che cosa succede. Intanto andiamo a vedere qual è la situazione in Libia, che come sapete è un paese completamente spezzato, ha 2 governi, uno di Tobruk e uno di Tripoli, nonché zone sotto il controllo di bande dell'ISIS, delle bande del Salè e dei Tuareg, quindi una situazione estremamente complessa. La comunità internazionale sta tentando di portare avanti e di creare un governo di unità nazionale che servirebbe naturalmente anche, oltre che a pacificare il paese, a bloccare i flussi di migranti che provengono da quelle zone, ma trovare una trattativa diplomatica è davvero complesso. Ma quale fallimento? Casomai una sceneggiata, oltretutto già vista. Quello che sta accadendo in queste ore in Libia lo spiega alla fine della Giordania uno dei diretti interessati alla nascita di un governo di unità nazionale. Il nostro ministro degli esteri, Paolo Gentiloni, non è vero, dice, che il Parlamento di Tobruk, per capirci quello finanziato dalla comunità internazionale, abbia rifiutato il piano presentato dall'inviato dell'ONU Leon. Non lo ha bocciato né approvato, semplicemente perché la presidenza del Parlamento stesso ieri non lo ha messo all'ordine del giorno. Sembra che comunque tra le pagine della accordo proposto da Leon vi fossero alcuni emendamenti voluti dal Parlamento islamista insediato a Tripoli, che quelli di Tobruk non vogliono accettare. Voci più esplicite parlano di scontati contrasti sulla composizione del futuro esecutivo. Anche a Tripoli il piano di Leon è sotto esame delle fazioni che comandano la capitale, ma ancor più e nel mirino c'è lo stesso diplomatico spagnolo che, dicono gli islamisti, pur di raggiungere un accordo ha usato mezzi sleali, offeso il popolo libico e indirizzato la trattativa verso le volontà dell'Occidente. Schermaglie inevitabili dopo
dopo anni di guerra incivile, di bande impegnate a saccheggiare quello che un tempo era un paese ricco, anche se in mano ad un solo uomo. E questo in nome ora della religione, ora delle ultime alleanze strette con paesi stranieri, ora del petrolio. E allora sotto cannoneggiamenti e bombardamenti aerei si continua a fare morti in Libia. A Bengasi le cannonate avrebbero ucciso 5 civili, di cui 4 erano bambini. In quest'area lo scontro da mesi è quello tra mujahideen islamici e truppe guidate dal generale Khalifa Haftar, e vittime sono segnalate anche a Sirte, dove jet dell'esercito libico di Tobruk avrebbero colpito strutture riconducibili a quelli dello Stato islamico sedicente. Questo è lo scenario, in attesa che i parlamenti si esprimano, perché, come ripete ancora Gentiloni, spetta ai libici esprimersi, ma una decisione va presa nell'interesse proprio del paese. L'unica soluzione possibile resta quella proposta da Leone. Siamo allo sport, al calcio, con tutti gli appuntamenti di Champions. Una settimana importante, intensa, quasi decisiva. La Roma affronta stasera in Germania il Bayer Leverkusen, nel primo dei due scontri diretti che hanno già tutto il sapore di uno spareggio verso gli ottavi di finale di Champions League. Poi domenica prossima la sfida ad alta classifica con la Fiorentina, che potrebbe valere il primato in Serie A. La pressione non manca sulla squadra di Rudy Garcia, che stasera è chiamata a vincere dopo il passo falso in Bielorussia. Noi sappiamo in che stato d'animo arriviamo qua. Arriviamo per fare un risultato. So che forse fa 15 anni che la Roma non ha fatto un risultato in Germania, ma noi cercheremo l'exploit. 3 punti per scavalcare i tedeschi e fare un passo avanti fondamentale. A 25 giorni dalla distorsione che lo ha messo ai box, torna a disposizione Edin Dzeko. Il centravanti ha nelle gambe poco più di 45 minuti e adesso il dubbio di Garcia è se utilizzarlo subito o a partita in corso. Il Bayer Leverkusen è la squadra più giovane della Bundesliga, attualmente è settimo in classifica, ma dispone di un attacco con un centravanti di esperienza come il Chicharito Hernandez e di due esterni tecnici e veloci come Bellarabi e Çalhanoğlu. Meno affidabile la difesa, che potrebbe soffrire la velocità di Salah e Gervinho innescati dalle giocate di Pjanic. La retroguardia giallorossa sarà composta da Torosidis, Manolas, Rudiger e Digne. A centrocampo dei rossi Nainggolan e Florenzi, che torna a fare l'esterno alto e vota per il salto di qualità della Roma. Quest'anno vogliamo fare un piccolo salto di qualità, qualora sia possibile. E passa tutto da domani e dalla partita di ritorno. Lo sappiamo. Siamo venuti qui e vogliamo dire la nostra, insomma. Diverso il discorso per la Juventus, che domani sera allo Stadium ha la possibilità di ipotecare il passaggio agli ottavi, forte delle vittorie su Manchester City e Siviglia. A Torino arrivano i tedeschi del Borussia Mönchengladbach e Allegri conta di ritrovare la sua Euro-Juve, compreso Buffon, per il quale è già rientrato l'allarme per il problema al polpaccio accusato contro l'Inter. Ci dobbiamo fermare come sempre qualche istante e poi torniamo per gli aggiornamenti. Eccoci nuovo in diretta, voglio solo dirvi che oggi è una giornata molto importante dal punto di vista politico, anche perché si è in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, che è riunita per esaminare la ineleggibilità e la incandidabilità dei condannati secondo quanto prevede la legge Severino, cioè se la legge Severino è costituzionale o meno. Naturalmente questo ha conseguenze politiche importanti, prima fra tutti che riguarda la vicenda del sindaco di Napoli De Magistris. In questo momento la Corte ha sospeso i lavori, l'udienza è sospesa, si riprenderà nel pomeriggio, dunque è sicuramente un argomento di cui si tornerà a parlare questa sera quando ci sarà il telegiornale poco prima delle 20, come sempre. Ora lascio la parola a Caterina Bizzarri per il nostro TG Cronaca e per tutti gli altri approfondimenti. Grazie per l'attenzione, a domani.